corso della loro ricca e ampia storia, l'arte e la fede indiane si sono profondamente intrecciate l'una con l'altra. La scultura è una delle forme d'arte preferite dalla religione del subcontinente indiano e ha dato origine a straordinarie rappresentazioni del divino. Durante la dinastia Chola, tra l'860 e il 1279, furono realizzati alcuni dei maggiori capolavori della scultura induista, opere in bronzo create per abbellire i templi. La più famosa di queste opere è la scultura di Shiva nella sua personificazione di Nataraja, sovrano della danza. Shiva è sia il creatore che il distruttore dell'universo e in questa rappresentazione assume le sembianze del divino danzatore, i cui gioiosi movimenti simbolizzano la vita stessa, mentre il ritmo della danza è una metafora che indica l'equilibrio tra il bene e il male nell'universo. Shiva è qui raffigurato come un dio con quattro braccia circondato da un anello di fuoco e, riflettendo la concezione induista del tempo ciclico, rappresenta il continuo processo di creazione e distruzione dell'universo. Mentre danza, la mano destra superiore stringe un piccolo tamburo sul quale batte il ritmo della creazione. La mano superiore sinistra invece stringe la fiamma della distruzione. La mano sinistra inferiore incrocia il petto e indica il piede sinistro sollevato, in un gesto che simboleggia protezione. Il piede destro calpesta il nano dell'ignoranza, il demone Apasmara. La gestualità di Shiva indica che la fede in lui offre libertà dall'ignoranza e dall'illusione e un'opportunità di salvezza. La statua di Shiva Nataraja è un capolavoro della scultura, perché oltre a testimoniare la ricchezza e la complessità dell'arte induista, riesce a comunicare il movimento, il misticismo e il potere del Dio. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!